Non vedevo l'ora di ritrovarmi con il mio amico Domenico Diella e spero vostro amico. A proposito, mia mamma mi ha detto, ma sai che è tutto bello quello che fai? Grazie. Te lo dico, bellissima la mia mamma che è sempre attenta ed è una delle mie più precise osservatrici, nonché critiche. Allora, perché era, mi tenevo molto a ritrovarmi con lui? Perché la volta scorsa ci siamo lasciati con un'affermazione importantissima. La chirurgia non si sostituisce alla cura. È un passaggio essenziale per me questo, perché fondamentalmente il pensiero comune, il pensiero più diffuso è pensare che la chirurgia in qualche modo si sostituisce alla cura. Cioè quello che la natura non ha fatto, la chirurgia può aiutare. Questo è un'estrema scelta, un'estrema scelta, un'estrema determinazione da parte del paziente. E quindi questo tocca trovarsi nelle condizioni che quando si tratta di chirurgia deve essere l'ultima scelta. L'ultima scelta però che presuppone che i passaggi che precedono la chirurgia siano stati fatti in maniera adeguata, perché diciamo che chi viene prima della chirurgia, parlo del medico, deve essere un clinico, è un medico clinico, cioè un medico che valuta i sintomi, le problematiche, le condizioni del paziente. Il chirurgo è diverso, il chirurgo opera, uno individua un problema, quel problema è il suo problema e opera, quel singolo problema. Il clinico invece vede il paziente nel suo insieme, vede le sue condizioni, recupera il paziente, lo riporta più vicino a quello che può essere uno stato ideale. Il chirurgo invece è settoriale, estremamente settoriale. Però, scusami Domenico, chi arriva dal chirurgo su indicazione di quello che dovrà, che è un medico clinico, cioè io non ho bisogno di andare dal chirurgo se ho un problema di, alla schiena. Arrivo al chirurgo perché sono indirizzata al chirurgo, voglio dire la responsabilità delle informazioni è sicuro, un paziente dovrebbe avere la capacità insomma di cercare delle informazioni per farsi un'idea anche personale eccetera. Siamo molto lontani da questa realtà perché quello che dice il medico è Bibbia, è legge, è chiamatela come volete, però io difficilmente mi sono trovata di fronte a dei medici disposti ad ascoltare, disponibili ad ascoltare, no? le tue di osservazioni. Ti dicono anche delle cose che poi magari non sono vere perché ti sottoponi all'intervento, col passare degli anni ti ritrovi in meccaniche che prima non avevi, la risposta è chirurgicamente l'intervento è riuscito, io non so più che cosa devo fare, cioè non è più una mia competenza. Allora, questo è il chirurgo. Esatto, però è il clinico che ti indirizza al chirurgo, non si va direttamente dal chirurgo. Quindi ma quello è il discorso. È un po' è il gatto che si morde la coda, com'è? Come funziona? No, funziona in questo senso, che devi avere. E il clinico, l'elemento determinante è il clinico, non è il chirurgo. Perché nel momento in cui tu hai un buon clinico, tu eviti la chirurgia. Perché il portarsi alla chirurgia è il clinico che deve evitarti la chirurgia. Cioè, qual è la scelta? Quando tu scegli una casa e un certo, hai tutta una serie di canoni. Per cui scegli, certo, certo. Alla stessa cosa deve essere il clinico, e il canone importante è quello di trovare il clinico che ti allontani dalla chirurgia. Poi tu devi avere un riscontro personale che questo avvenga, perché è chiaro che se il clinico porta la porta troppo a pelle lunghe oppure cincischia, è chiaro che non sei davanti a un clinico, sei davanti a qualcuno che tira avanti. Invece tu devi trovare la persona, e che ti possa allontanare dalla chirurgia. Non è corretto dire, vabbè, se tu prendi queste medicine, se non funzionano, si parla così, farai la chirurgia. Non è questa la procedura da seguire. La procedura da seguire è quello che il medico, conoscendo anche altre figure professionistiche, possa dire evitiamo la chirurgia. Perché ci sono due tipologie di medici alla fine, parlo dei medici di base. Il medico di base è che cerca di tirare, di evitare che proprio un mutuato arrivi alla chirurgia, perché poi sa che ha
è un peso per lui domani assistere il soggetto operato chirurgicamente, e quindi tira più possibile. Poi c'è quell'altro che dice no, mi sono annoiato a vedere questo paziente che si lamenta sempre, mi studio, fai la chirurgia. Poi domani, fatta la chirurgia, il paziente dice io ho un problema, il medico dice il massimo che potevi fare era la chirurgia, l'hai fatta, chiuso, io non posso fare più. Quindi vai con la droga, vai con i farmaci. Con i farmaci, con l'assistenza persistente, continua. E invece bisogna, e la il discorso è quello del clinico, e bisogna individuare il problema. Non ti nascondo che essere un buon clinico non è semplice, non è, cioè richiede aggiornamenti, approfondimenti, studio. L'elemento dello studio è un elemento essenziale, è un passaggio essenziale che purtroppo nell'ambito dei medici secondo me non è un elemento prioritario. Non ti nascondo che praticamente nell'ambito odontoiatrico, dove si fa molta libera professione, gli approfondimenti sono molto più facili che trovare i soggetti che invece dove la libera professione non c'è, c'è il lavoro pubblico e quindi l'approfondimento vi passa in secondo piano. Ci sono altri interessi. La ragione per cui tu fai il medico, io faccio la ragioniera, voglio dire, alla fine, no? Tu hai a che fare con le persone, io invece con i numeri, tutta altra cosa. E poi anche qui è importante l'aggiornamento, l'uso del computer, le leggi. Ovviamente, assolutamente. Come cambiano le leggi per le dichiarazioni dei redditi. E tutto deve essere mirato, secondo me deve essere tutto mirato ad evitare la chirurgia, perché la chirurgia non si succederà mai alla natura. E quello che possiamo fare è una buona prevenzione, quello che si può fare è preservare quello che abbiamo, e quanto più riusciamo a trovare un clinico che ci preserva, che ci mantiene quello che abbiamo, tanto meglio è. Certo. Senti, ma io adesso voglio fare una domanda, perché sono un po' fuori dagli abiti ufficiali di medico e presentatrice, ma di amici. Tu hai un punto di vista che io raramente che se io parlo dei colleghi di queste cose loro mi guardano in maniera torva e sprezzante, assolutamente no, loro condividono appieno quello che io dico, però io ti dico, se uno è ingabbiato nel sistema, ingabbiato in questa macchina, che fa? Cioè, capito? Allora a quel punto come fai a dire, ma se questo è quello che io mi sono trovato, ho ereditato, come faccio io poi a dover cambiare? Cioè il paziente che mi chiede il farmaco, è il paziente che mi chiede la chirurgia, è il paziente che mi chiede questo, perché devo dirgli no? Allora e là scattano i meccanismi. E quindi, capito, è quello il motivo per cui il medico non è che il mio collega io lo vedo come contrapposizione. È la medicina difensiva che mi porta a farti, che tu vieni da me e ti faccio tutti gli esami che esistono, tutti gli esami di laboratorio che esistono, perché è così, funziona così, è la gente che lo chiede e io lo faccio, parlo del medico. È chiaro che nella mia condizione io esco da tutto questo e mi pongo e ricerco dei pazienti che hanno una tipologia di mentalità, cioè pensano più alla prevenzione che alla conservazione, hanno una tipologia di attenzione verso il proprio corpo, hanno una tipologia di attenzione anche di tipo economico, perché sanno benissimo che se prevengo il problema oggi non avrò un problema più grosso domani. E il tipologia di paziente che non mi dice, e poi vediamo come va, tanto che forse non ci sarò nemmeno in quel momento, e poi sarà lo Stato a mantenermi, capito? Non è questa tipologia di paziente che ho, è una tipologia di paziente più attenta. E quindi è chiaro che sono i pazienti che poi scelgo di me. Quindi io non ho nessun disagio di questo genere, non ho nessun disagio con gli altri colleghi,
anzi in qualche modo mi diverte l'idea, perché quando io parlo con un collega chirurgo dice: vabbè, ma questo è quello che faccio io, è medicina difensiva, quello che faccio io è il paziente che me lo chiede. Poi se ho fatto l'intervento, l'intervento è andato bene, il paziente continua ad avere il problema non è più mio, perché lui mi ha chiamato come chirurgo. Lo so, perché è una cosa che ho sperimentato questo momento. Qualcun altro, è una storia molto lunga, insomma, però io mi sono sentita dare questa risposta e mi sono sentita offesa anche, perché alla fine mi sono resa conto che tutto quello che mi era stato prospettato in realtà non corrispondeva esattamente al vero, ma io ero già in, diciamo, avevo già subito l'intervento, quindi a distanza di tanti anni non ho potuto fare nulla per tornare indietro. E a proposito proprio di questo ti chiedo: esistono delle esiste un modo, una maniera in base a cui la paziente che è chiamata eventualmente a vedere come soluzione un intervento chirurgico possa attingere a delle fonti altrettanto autorevoli che spieghino, che facciano comprendere bene di che cosa si tratta, che cosa viene fatto, come può cambiare tutto quanto il sistema fisico, sempre collegandomi con la frase che secondo me è fondamentale: la chirurgia non si sostituisce mai. Allora l'elemento può essere quello di cercare in internet tutte le persone che vivono lo stesso problema. Questo è quando si tratta di problematiche molto diffuse. Però io penso che l'elemento essenziale è quando ci si rivolge al chirurgo che ti dice: io ti risolvo il problema, e creare un consenso informato, cioè essere informato di quello che ti può portare a fare e dei risultati che darà. Davanti a un consenso informato, sottoscritto, un contratto creato tra il chirurgo e il paziente, in quella maniera secondo me si possono rompere tanti meccanismi fuorvianti, e allora in quella maniera, perché una chirurgia è un elemento, allora ti dico, la chirurgia rimane, cioè nel momento in cui tu hai fatto la chirurgia tu hai fatto un qualcosa di aggressivo e invasivo. Esatto. Anche l'estrazione del dente, vero, è una cosa irreparabile, punto. Quindi tu fai tratto, tu fai questo, dici questo. Già nella medicina conservativa, preventiva, anche se io dovessi in teoria sbagliare in qualcosa, non invalido il paziente. Se io non perdo, al limite posso perdere tempo, perché non sono un buon clinico, ma se ti do una medicina che non è quella giusta, in qualche modo tu recupera il corpo, ma nella chirurgia questo non avviene. Allora tanto vale che nell'ambito del chirurgo, il più alto elemento che cui tu hai davanti, è lui che in qualche modo deve sottoscrivere quello che ti dice. La stessa cosa io dico, esatto. Allora, quando io mi trovo davanti a un paziente che mi dice: guarda dottore, lasciamo stare quello che fa me, voglio andare al chirurgo perché mi ha detto che mi risolve tutto, allora dico: mi faccia una cortesia, se lo faccio sì, perché questo è l'unico modo perché tu abbia dall'altra parte un chirurgo che lo metti davanti alle sue responsabilità. Questo è secondo me, perché il chirurgo è anche il chirurgo deve imparare, deve sapere. È un attacco, per carità, non ci interessa questo tipo di discorso. È Andiamo un di parlare di vita vissuta, voglio dire, quindi sono esperienze che accomunano tantissime telespettatrici, tantissimi telespettatori. Esatto, io quello che dico è che il chirurgo di solito mi rimanda il paziente, perché dice al paziente: cerca di fare di tutto per non arrivare alla chirurgia. Ma non mentre si pensa che mentre il chirurgo tutte quelle metodiche mini invasive di terapia chirurgica, ti faccio il rialzo del disco, ti allontani i dischi, ti faccio questo, ti faccio quella, non è tutto documentabile, non si vede quello che avviene nel tempo, gli effetti, i risultati, i cambiamenti, non c'è documentazione. Quando il chirurgo vi dice: io devo farti questo tipo di intervento, è opportuno sapere che cos'è che tu mi stai facendo. Se tu metti le persiane in questa tua, tu vuoi sapere che materiale metti a questa tua. La stessa cosa deve essere l'ambito più, fammi sapere, documentami quello che mi devi fare, perché tu, il paziente, come in un'anestesia totale,
non è partecipa a nulla. E questo dovrebbe essere, comunque questo è il futuro, non stiamo parlando di qualcosa di una chimera. Se tu vai nella sanità francese, una sanità in altre parti del mondo dove c'è una sanità di eccellenza, quello significa che tu hai dei sistemi ad altissimo livello, di altissima preparazione, che non hanno tutto l'interesse a fare pur di fare, perché loro hanno deve essere un riferimento di tipo importante, chiaro, quindi che documentale. Ovviamente se il dente, parlando di denti, come accennava prima Domenico, se il dente ormai è andato, è cariato e non si può essere recuperato, va tirato, insomma c'è poco da fare, quindi, però avere più consapevolezza sicuramente può aiutare. Bene, sono molto contenta di questa chiacchierata fatta con te questa mattina, Domenico. Sento meglio e spero che anche voi abbiate inteso il messaggio mandato anche questa mattina. Ti ringrazio. Grazie a voi. Un grande stima, ti auguro una buona giornata. Grazie a voi. E con voi cari amici ci vediamo subito dopo.